Ieri ci siamo salutati dicendo che il segreto della croce, che il motivo per cui Dio sceglie di abbandonare, tra virgolette, il figlio nelle mani degli uomini, nelle mani dei peccatori, è che il figlio accetta questo progetto in piena obbedienza, è perché il mondo creda e perché nessuno si perda e ciascuno viva, come leggiamo nel Vangelo di Giovanni. Dio si fa uomo e nel figlio muore per ogni uomo perché l'uomo non si perda e perché ciascun uomo possa vivere. Quindi lo scopo di Dio non è quello di condannare, non è quello di giudicare, ma è appunto il primo motivo di Dio è quello di salvarci e di salvarci con l'amore. Ed ecco la croce, il simbolo più grande dell'amore di Dio per ciascuno di noi. Vedete, se la croce umanamente spaventa, e ahimè ci spaventa, quando dico croce dico sofferenza, dolore, morte, eccetera, la croce, se da un lato ci spaventa, dall'altro è una grande sfida. È una sfida a passare dalla consapevolezza che l'uomo, Dio crocifisso, è la speranza. E la sfida della croce è che io, credente, devo vedere in quel Dio crocifisso la vita, la speranza. La croce è, dice un teologo, Hans Küng, reciprocità di amore. Che cosa vuol dire che la croce è reciprocità d'amore? Cioè, se l'amore di Dio è certo ed è donato senza misura, questo ci dice la croce. Un amore donato senza misura è certo perché Dio è morto per ciascuno di noi, perché ciascuno di noi non venga condannato e possa salvarsi. Se questo amore viene accolto appunto dall'uomo, dal cristiano, questo amore donato con la fede nel Cristo che si è incarnato, nel Cristo che è morto, nel Cristo che è risorto, questo amore ci salva. Cioè Dio mi dona il suo amore con la sua vita perché io possa essere salvo e non essere condannato. E io devo ricambiare, rivivere, far ritornare questo amore a Dio attraverso l'amore agli uomini. E quindi se Dio sceglie di morire sulla croce nel figlio, perché l'uomo, perché nessuno si perda e ciascuno viva, io vivo questa reciprocità d'amore quando anche io, con il mio amore, con la mia sofferenza offerta e donata, quando anche io faccio sì che l'altro si salvi e faccio sì che l'altro non venga a perdersi. La croce come reciprocità d'amore. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.